Ed eccoci alla pagina sportiva. Si è completato il quadro delle gare inerenti le semifinali di ritorno della Coppa Italia. Martedì scorso, lo ricorderete, la Lazio aveva battuto la Juventus per 2-1, ma i bianconeri si erano qualificati in virtù del 2-0 conseguito nella gara di andata a Torino. Mercoledì invece è andata in scena la seconda semifinale, quella che ha visto protagonista Atalanta e Fiorentina. La vittoria della formazione di Gianpiero Gasperini con il punteggio di 4-1. Iniziale vantaggio con Coop Miners, poi il pareggio viola di Martinez quarta. Nella ripresa arriva il controsorpasso definitivo di Bergamaschi con Scamacca e nelle finali le reti di Lookman e Vasalic. La finale di Coppa Italia, con data ancora da stabilire, sarà tra Atalanta e Juventus allo Stadio Olimpico di Roma. Veniamo adesso alla Serie A, perché si è completato il punto inerente Udinese-Roma, che era stata sospesa, lo ricorderete, la scorsa settimana per un problema medico di un giocatore giallorosso, poi brillantemente superato. Si è recuperata questa partita dal minuto in cui era stata interrotta al 26esimo della ripresa. Successo della Roma sull'Udinese per 2-1. Per quanto riguarda invece le partite della 18ª giornata del girone di ritorno, partiranno venerdì con il turno che vedrà protagonista la sfida salvezza più per il Frosinone che per la Salernitana, appunto tra i Ciociari ed i Campani. Frosinone che deve ancora giocare i punti disperati per la salvezza, Salernitana invece che ormai tenta di chiudere un campionato fallimentare almeno con dignità. Le altre sfide poi di sabato con Lecce Monza, Salentini per il momento fuori dalla zona pericolo, altrettanto il Monza, Juventus Milan in chiave europea per entrambe, Milan al secondo posto, Juventus terza, e poi all'Olimpico sabato la sfida tra Lazio e Verona con i biancocelesti che mirano alle coppe europee, possibilmente o in Champions o in Europa League.